Come promesso e come anticipato, oggi comunichiamo che circa 20 minuti fa abbiamo firmato il decreto di assegnazione per la ricostruzione del Ponte Morandi. Per tutti i lavori connessi alla ricostruzione del Ponte Morandi, che non si chiamerà più ovviamente Ponte Morandi, e alla recupero della viabilità, come è scritto sulla legge. Il recupero della viabilità ovviamente sull'autostrada A10. Qui il decreto è piuttosto lungo, comunque lo trovate sul nostro sito. Immagino che le notizie che vi interessino sono queste. Allora, la ricostruzione è stata, il recupero della viabilità è affidata ad una cordata di aziende. Abbiamo l'azienda Salini in Pregilo, l'azienda Fincantieri e l'azienda Italfer, che si occuperà dell'ingegnerizzazione del prodotto, ovvero sia di fare tutta la parte di progetti definitivi e progetti esecutivi, sull'idea progettuale dell'architetto Renzo Piano, che tutti quanti conoscete. L'importo assegnato è di 202 milioni, 202, e questo diciamo che questo corrisponde a un notevole passo avanti. Devo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato. Devo dire con orgoglio che ha partecipato l'eccellenza delle aziende italiane e straniere nel campo di queste costruzioni. Abbiamo avuto progetti che sono tutti quanti di altissimo livello, e questo fa onore a Genova e fa onore al fatto che Genova ha una grande visibilità oggigiorno. Quindi noi siamo assolutamente contenti di come l'indagine di mercato è stata svolta e di quali sono i risultati. Aggiungo un paio di altre notizie, poi sul decreto vedrete anche alcuni dettagli per quanto riguarda quali sono state le caratteristiche di questa soluzione tecnica che noi abbiamo raccomandato e che abbiamo scelto. Aggiungo un altro paio di notizie che sono: abbiamo chiesto all'architetto Renzo Piano di partecipare a tutta la fase, a tutto il progetto, come supervisore tecnico, e quindi lui si affiancherà al team del commissario, il team della struttura commissariale, per garantire la qualità del progetto e la vicinanza con l'idea progettuale che ovviamente deriva da sé e dal suo studio. E questa mi sembra un'ottima notizia. L'altra ottima notizia che vorrei dire in pubblico è che abbiamo ricevuto una lettera dall'azienda Cimolai e dall'architetto Calatrava, che si sono messi a disposizione del commissario, della struttura commissariale e quindi ovviamente di tutti quelli che si occuperanno del progetto di demolizione e costruzione, per aiutare nel caso ce ne fosse bisogno. E hanno detto a noi molto chiaramente che considerano un onore partecipare e aiutare il progetto. Questo io penso che sia veramente un grosso passo avanti, ed è anche un grosso passo avanti il fatto che l'azienda Cimolai oggi abbia fatto un comunicato, che avete visto, immagino tutti, dicendo molto chiaramente che non avranno nessuna intenzione di opporsi alla decisione. Direi che questo dimostra il livello, la qualità e anche come ci si pone di fronte all'Italia, di fronte a un progetto di questo tipo, delle aziende che abbiamo osservato lavorare e con cui abbiamo avuto contatti in questi giorni. La struttura commissariale è contenta del risultato raggiunto e, signori, cominciamo a lavorare. Beh, abbiamo già cominciato a lavorare da sabato. Ringrazio anche la Procura e il GIP per le decisioni prese ieri per quanto riguarda la possibilità di poter lavorare sul lato ovest. Confermo la disponibilità della struttura commissariale delle aziende a dare alla Procura e al GIP un piano ancora più dettagliato di quello che è stato dato, per poter verificare le possibilità di lavorare sul lato est. Sapete che sul lato est abbiamo in previsione di mettere 6 colonne che tengono sollevato il ponte, per poter mettere il ponte in assoluta sicurezza e prevedere quindi di poter rientrare nelle case, poter levare l'amianto e poter abbattere le case necessarie, tutto quanto lavorando in sicurezza. Penso che tutti quanti siate a conoscenza che le 15.000 tonnellate d'amianto recentemente messe sulla stampa sono assolutamente una cosa che non è vera, basta andare a verificare, quindi non vorrei che qualcuno pensasse che abbiamo 15.000 tonnellate di amianto da fare.
Detto questo, ripeto che sono estremamente contento, siamo tutti contenti della partecipazione che c'è stata e siamo tutti contenti dell'esito finale. Direi che è stata non solo una dimostrazione di tecnologia, ma anche una dimostrazione di alta professionalità. Da domani mattina si lavora 7 giorni su 7, 24 su 24. Siamo tutti confidenti che per l'entrata, ho dimenticato di dire che il progetto ovviamente di costruzione è previsto per 12 mesi, per cui noi siamo confidenti che per la fine dell'anno avremo il ponte costruito. Non accessibile ancora, ma certamente tutti lo potranno vedere e fotografare